Bentornati con le notizie di Vegano Caretigi News. Questa settimana apriamo il giornale parlando della carne vegetale stampata in 3D che arriva nei supermercati il prossimo anno. L'azienda spagnola Nova Meat, fondata dal ricercatore italiano Giuseppe Scionti, a novembre 2017 ha creato un'alternativa ai prodotti animali che fosse sostenibile e nutriente. Utilizzando l'ingegneria dei tessuti e la biostampa, ha creato un prodotto con la stessa consistenza, aspetto e proprietà nutrizionali dei prodotti di origine animale. Da allora la tecnica di produzione è stata affinata e l'azienda è in grado di produrre, o per meglio dire stampare, una tonnellata di carne vegetale all'ora. Secondo un sondaggio della BBC Good Food nel Regno Unito, più del 20% dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni è vegano o vorrebbe diventarlo nel prossimo futuro. L'analisi, che ha coinvolto oltre 1000 partecipanti tra luglio e agosto di quest'anno, rivela in generale un'attenzione alla sostenibilità che riguarda anche l'uso della plastica. Il 44% vorrebbe che il cibo fosse plastic free entro 10 anni. Per quanto riguarda l'alimentazione, è emerso che oltre Manica l'8% dei bambini e ragazzi in quella fascia di età segue un'alimentazione vegana, mentre il 13% è vegetariano. Tra coloro che seguono un'alimentazione onnivora, il 15% vorrebbe essere vegano, mentre il 21% desidera per sé una dieta vegetariana. Leonardo DiCaprio, in nome di un sistema alimentare sostenibile, investe in due aziende che producono carne coltivata in laboratorio. L'attore, noto ambientalista, nonché tra i primi e più importanti finanziatori di Beyond Meat, si è unito ai sostenitori di questa tecnologia di produzione innovativa come consulente e finanziatore. Uno dei modi più efficaci per combattere la crisi climatica è rimodellare radicalmente il nostro sistema alimentare globale. Questo quanto dichiarato dall'attore premio Oscar, che tempo fa ha sfruttato i social per incoraggiare 37 milioni di follower a consumare carne vegana. Volvo si prepara ad eliminare il cuoio dalle sue auto elettriche, al suo posto materiali sostenibili ricavati da bottiglie in PET e da tappi di sughero riciclati dall'industria del vino. In un'ottica sempre più green, l'azienda svedese si prepara ad eliminare l'uso di materiali che possono contenere derivati animali, come colle, inchiostri e gomme, per rendere le sue vetture completamente vegane. L'impegno è di realizzare solo auto elettriche e animal free entro il 2030. Vegano Caretigi News torna con le nuove notizie la prossima settimana. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito.